Era una lacuna che bisognava colmare perché il nostro testo unico dei doveri del giornalista prevede, come dire, tutta una serie di fattispecie che riguardano i limiti al diritto di cronaca, che riguardavano anche la cronaca giudiziaria, l'informazione economica, l'informazione sportiva, la Carta di Roma sugli immigrati, ma insomma una infinita varietà di limiti al diritto di cronaca a salvaguardia della dignità della persona, però mancava, come dire, un aspetto importante che è stata ancora prima recepita di recente dalla Costituzione, che riguarda la salvaguardia dell'ambiente, per cui non potevamo non colmare questa lacuna. E l'occasione è stata il centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo, che ci ha offerto questo momento di riflessione sulle problematiche della sostenibilità ambientale, anche alla luce di alcune disfunzioni, discrasie che si erano create nel mondo dell'informazione, nella narrazione giornalistica dei fatti che hanno riguardato il Parco Nazionale d'Abruzzo, per cui abbiamo colto l'occasione e oggi siamo qui con grande soddisfazione a presentare una carta che farà parte a tutti gli effetti del complesso deontologico dei giornalisti italiani. Se ci fosse stato Guido Politoro probabilmente avrebbe opposto anche lui idealmente la firma sotto questa carta, perché Guido aveva come faro non solo, come dire, dare la voce agli ultimi, dare la voce a chi voce non aveva, e in questo caso è l'ambiente che non aveva voce e che tuttavia lui riteneva già allora trasversale a tutti gli elementi esistenziali dell'uomo, e quindi io credo di aver reso un grande omaggio e onore a questa figura che noi ci onoriamo da 22 anni di celebrare e ricordare.